Diego Alverà racconta. Oltre, storie di eroi e antieroi dello sport. Their fastest time 119.01. They've done a 5.56, the fastest starting time. What are they doing this time? A Innsbruck non nevica da settimane. Da queste parti non si è mai visto un inverno del genere. L'assenza della neve sta rendendo tutti molto nervosi, a partire dagli organizzatori, perché questa inattesa siccità mette a serio rischio i giochi della nona Olimpiade invernale. L'intero paese si è mobilitato, da diverse settimane decine di camion trasportano a valle metri cubi di neve. Tra gli scenari di gara più gravosi da preparare c'è anche la pista di bob. Per approntarla sono serviti oltre 600 metri cubi di neve naturale e quasi 26.000 blocchi di ghiaccio. Alla fine l'hanno ultimata appena in tempo. Qualcuno però ha storto il naso. Quel toboga non è scorrevole come dovrebbe. Il clima di strisciante tensione sta contagiando un po' tutti, anche gli atleti, che rischiano di non trovare ghiaccio per correre più del vento. Una cupa preoccupazione stringe d'assedio anche la squadra italiana. La vicinanza con i confini patri, la paura di mancare l'importante appuntamento, l'incertezza del tempo fanno riaffiorare divisioni e lacerazioni. La nostra spedizione deve fare i conti anche con il ritiro di Zeno Colò. Le medaglie, quindi, dovranno arrivare da qualche altra parte, magari dal bob o dallo slittino. Si vedrà. Tra tutte le discipline, quella del bob a due cattura da sempre la fantasia delle folle. Forse per la genetica vicinanza alla velocità o l'arcana irresistibile idea dello scivolare verso il basso dentro la vertigine di pendenza e gravità. Le gare di bob rimangono un forte richiamo, non fosse altro per le emozioni e i brividi che regalano. L'Italia si presenta all'appuntamento con due agguerriti equipaggi. Italia 1, di Sergio Zardini e Romano Bonagura, contenderà infatti il podio ai fortissimi cugini di Italia 2. Sul secondo bob, a far compagnia a Sergio Sior Paes, c'è però un'autentica leggenda. Alla guida di Italia 2 c'è Eugenio Monti, il rosso volante. Come racconta il soprannome, coniato dalla fervida fantasia di Gianni Brera, la sua è una storia avventurosa, scandita da forti passioni e repentini innamoramenti, da emozioni e velocità, vittorie e infortuni. Le sue travolgenti discese hanno a che fare con tutto questo, con la natura e i suoi elementi, con la neve, il ghiaccio e persino i metalli. Perché di un metallo prezioso e nobile come l'argento sono fatte le due medaglie che Eugenio ha conquistato alle Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo, nella amata categoria del bob a 2, in coppia con Renzo Alverà, e in quella del bob a 4. Per qualche singolare ragione Monti sviluppa con le cose e con gli oggetti un rapporto stretto, sostanzialmente empatico. È così che è riuscito a superare prove difficili, reagendo caparbiamente alla prostrazione delle giornate più buie, quelle che coincidevano con delusioni e sconfitte. Quei momenti critici si sono però rivelati decisivi. Quelle dolorose esperienze lo hanno infatti forgiato, mescolando il sapore amaro della delusione con quello ben più ruvido del ferro e del sangue. Perché al bob Eugenio ci è arrivato dopo una serie di gravi incidenti. La sua prima vera passione era infatti lo sci alpino. Nel 1949 Monti si laurea campione italiano di slalom gigante e l'anno successivo conquista l'alloro nel gigante e nello speciale. Eugenio è un genio della velocità. Eccelle anche in discesa libera, dove riesce spesso a battere anche il campionissimo Zeno Colò. A soli 20 anni è ormai avviato a diventare il nuovo asso italiano delle nevi. Ma il destino decide altrimenti. Nel gennaio del 1951, durante un allenamento sulla banchetta al Sestriere,
con Colli e Lacedelli, cade disastrosamente lesionandosi gravemente i legamenti di entrambe le ginocchia. I medici non gli danno alcuna speranza. Eugenio sembra essere già arrivato al capolinea della sua carriera, ma lui non vuole fermarsi e non ascolta consigli né pareri. Eugenio non molla. Non appena si rimette in piedi, prova a cimentarsi con il passo alternato del fondo, ma il dolore alle ginocchia lo strema. Un'altra caduta lo mette nuovamente di fronte ai suoi limiti, ma lui non ne vuole sapere, è troppo presto per smettere. La vertigine delle pendenze innevate continua a esercitare su di lui un richiamo fortissimo. Per continuare a sfidarla non gli rimangono che gli incredibili budelli di ghiaccio delle piste di Bob. Eugenio non ci pensa due volte. È così che decide di calarsi nell'angusto abitacolo di un Bob. Da lì in avanti le cose prendono finalmente una buona piega che lo condurrà in breve ai successi e alle medaglie olimpiche. Qui a Innsbruck, lui e Sir Paes sono dati favoriti da bookmakers e pronostici. Ma la pista è sempre la pista, tecnica ed esigente. Basta un niente, un'incertezza nella spinta o un pattino che sbanda di qualche centimetro dalla traiettoria ideale per scivolare nelle posizioni di rincalzo. Come i piloti d'auto, anche Eugenio si è da tempo allenato a venire a patti con questa fragilità. Perché poi è questa a dare senso alla vita. Ma quando si infila nella spartana carena di quei missili, tutto sparisce. Volti, emozioni e sentimenti. Davanti a lui rimane solo uno stretto tunnel di ghiaccio che si piega in curve cieche e assassine. Sono 21 gli equipaggi che si sfidano per l'attesa prova olimpica. Ancora una volta sarà scontro frontale tra due storiche scuole, quella alpina e quella anglosassone. La prima manche registra l'exploit dei canadesi Emery e Kirby. La discesa di Monti Sir Paes purtroppo non è delle migliori. Finiscono solo quinti, staccati di diversi centesimi. Ma nella seconda discesa la coppia italiana strappa un tempo incredibile, rubando preziosi centesimi a tutti gli avversari. Italia 2 impiega un primo, 4 secondi e 90 centesimi per arrivare al traguardo. E questo rimarrà per parecchio tempo il record imbattuto della pista. Nelle successive manche, però, i distacchi si riducono. Sarà un serrato testa a testa con Italia 1 e il temibile duo inglese composto da Tony Nash e Robbie Dixon. Tutto si deciderà all'ultima discesa. Ma qualche istante prima dell'inizio dell'ultima serie gli inglesi sprofondano nel dramma. Un bullone arrugginito dell'asse posteriore del Bob si trancia di netto, mettendoli praticamente fuori gara. La disperazione è totale, anche perché nella confusione dell'emergenza il team non trova il pezzo di ricambio. Gli inglesi rischiano di uscire dalla gara e dalla corsa all'oro. Il clan azzurro assiste in silenzio. Quello è un autentico colpo di fortuna. Sulla linea del traguardo c'è già chi si frega le mani pensando all'oro e una straordinaria doppietta. Quella vittoria avrebbe dato una salutare scossa al medagliere, una manna per i preoccupati vertici della spedizione italiana. A questo punto c'è solo da attendere la discesa dei due Bob italiani. Bisogna solo rimanere concentrati per evitare di regalare centesimi agli inseguitori. E tutti fissano nervosamente il cartellone e gli altoparlanti in attesa che venga finalmente dato l'annuncio del ritiro della coppia inglese. Ma lo speaker non ne fa parola. E i tecnici italiani si guardano preoccupati. Attendono allora. Nessuno di loro sospetta minimamente quanto sta accadendo alla partenza, perché Eugenio Monti non è come tutti gli altri atleti, perché a lui non piace vincere in quella maniera e lui non è disposto a scendere a compromessi. Lui vuole gareggiare alla pari con i suoi avversari. Appartiene a una generazione di atleti abituata a stenti e difficoltà. Come loro non intende negoziare su valori e ideali, anche a scapito di pesanti critiche e discussioni. Così, dispiaciuto per l'ingiusta maligna sorte toccata alla coppia inglese, si mette a rovistare tra i pezzi dei suoi meccanici.
sino a rintracciare un bullone delle dimensioni adatte. Va di persona a consegnarlo a Tony Nash, gli stringe la mano e sorride al suo infinito stupore. Lui non è abituato a vincere le gare in quella maniera. Nash annuisce e lo abbraccia. Quel piccolo oggetto di ferro si rivelerà decisivo. Aiutati dalla mano della fortuna, o meglio, da quella di Eugenio, Nash e Dixon sfrecciano sul tracciato di ghiaccio come un turbine nel vento, rifilando centesimi a tutti, anche agli equipaggi italiani, che purtroppo incappano in alcuni errori. Gran Bretagna 1 conquista così una fantastica medaglia d'oro, relegando i bob italiani sui gradini più bassi del podio. Monti e Sir Paes finiscono terzi alle spalle di Zardini e Bonacura. «Non hanno certo vinto per il mio bullone», replica Eugenio sulla linea del traguardo alla velenosa domanda di un giornalista. «Hanno vinto solo perché sono andati più veloci». Quel tanto però basterà a far esplodere un'ingenerosa polemica. A Eugenio e alla sua disarmante sensibilità verrà infatti addebitata tutta la responsabilità della sconfitta. Secondo i cronisti, quella sua eccessiva disponibilità lo aveva spinto troppo oltre, perché nell'agonismo non ci può mai essere spazio per i buoni sentimenti. Quel gesto di grande sportività, incomprensibile, quasi eversivo nelle odierne stagioni di grigia ipocrisia, racconta ancora molto per il senso di profonda lealtà che lo connota e per l'idea stessa di competizione che sottende. La sua carriera non finirà lì. Eugenio correrà altri 4 anni ad altissimi livelli, qualificandosi anche ai successivi giochi olimpici di Grenoble. A 40 anni suonati, sulla difficile pista dell'Alpe d'Huez coglierà altri 2 incredibili trionfi. Le 2 agognate medaglie d'oro andranno a fare compagnia alle altre 14 a diversi allori mondiali di specialità accumulati nel corso di un'intera esistenza dedicata a neve, ghiaccio e velocità. Eugenio sarebbe rimasto sempre un uomo di grande coraggio e determinazione, disposto a molto, ma non a tutto, pur di vincere, perché lui avrebbe dato anche l'anima pur di conquistare il successo, perché ad ogni spinta sul ghiaccio avrebbe continuato a fissare negli occhi il suo frenatore, urlandogli a squarciagola «Se te freni, te cope!», perché avrebbe fatto volentieri l'impossibile pur di provare ancora una volta emozioni così totali e profonde, ma mai, mai e poi mai si sarebbe sognato di mancare di rispetto agli avversari, perché sarebbe stato come tradire se stesso e quello speciale spirito che li accomunava. In anni di cambiamenti e promesse, le sue discese si fecero beffe di polvere, ruggine e convenienze, ricordando a tutti che senza correttezza e lealtà la sfida agonistica diventa poca cosa. Quel bullone generosamente donato all'equipaggio britannico sarebbe entrato nella storia, non solo per le velenose critiche suscitate, ma anche perché gli valse, primo sportivo italiano di sempre, il riconoscimento più importante, raro e prestigioso quanto e più di un Nobel. Eugenio, infatti, sarebbe stato insignito dal Comitato Olimpico Internazionale della True Spirits of Sportsmanship Medal, il premio alla memoria Pierre de Coubertin, la più alta e nobile onorificenza sportiva che un atleta possa ricevere. Eugenio, però, in omaggio a quel suo modo disincantato e leggero di prendere la vita, non vi avrebbe dedicato troppa attenzione. D'altro canto, non gli sembrava di aver fatto niente per meritare quel premio. Aveva solo regalato un piccolo, insignificante bullone di ferro ad alcuni amici in difficoltà. Per il resto di una vita complicata e difficile, lui, di quel bullone, non avrebbe parlato più, ma a tutti avrebbe continuato a ricordare che cosa deve essere lo sport. On Vetti now, Monty, the superb driver with a wonderful new bob, which the British wish they had. He's a bit high on Cento, going fastish. Look at them!
They know it. He must finish and hold the title. He must take it for the seventh time. Take it from Tony Nash. He finishes in 117.9 something. Nobody cares that it's worth 0.99. Questa narrazione è tratta da Oltre, storie di eroi e antieroi dello sport. Un libro di Diego Alverà, pubblicato da Ultra Edizioni. Se vi ha incuriosito o ne volete sapere di più, il volume vi attende in libreria e su tutte le piattaforme di vendita online. Ascolta questo e altri podcast su storieavvolgibili.it e sui principali canali di ascolto.